Bentornati a tutti amici di Doppia Frizione. Siamo tornati in questo nuovo unboxing, finalmente! Mi hanno sdoganato i pacchi! Che bello! Oh. Per una cazzo di caccia, per un cazzo di cacciavite mi hanno tenuto i pacchi 2 settimane! 2 settimane all'aeroporto, ma si può fare delle cose del genere! Vabbè, comunque adesso siamo pronti finalmente ad aprire 2 pacchi, non uno! Uno che è della Tuner Crate e uno della Tuner Cult. Quello della Tuner Crate è fatto apposta per l'inizio della Formula Drift. Questo weekend c'è stato il secondo stage della Formula Drift e io direi proprio di andare ad aprire questo. Quindi, ovviamente nella Tuner Crate c'è sempre roba figa e bellissima, no? E quindi, oh mio Dio, no! Raga, chiudete internet, raga, veramente. No, beh, raga, niente. Oh mio Dio, io lo sapevo che dovevo aprire questo prima. Cos'è? Tag your tires. Have a question, need a coupon. Ah, ci sono dei coupon per delle marche di auto, di gomme, come potete vedere. Potrebbe servirmi per il 106. Una bella borsettina. Queste sì che sono fighe. Queste sì che sono fighe personalizzate così. FDXV. Bellissima, bellissima, bellissima. Poi, cosa abbiamo? Adesivi. Formula Drift. Formula Drift. Un S15 di un ragazzo, non mi ricordo come si chiama adesso. Mannaggia a me, devo andarmelo a rivedere. E poi un altro adesivo con Formula Drift Tuner Crate. Poi, io sto ancora aspettando le magliette. Quei caleschi. È una mutanda. Non ci credo. Non mi dire che è una mutanda perché non ci credo. Cos'è? Una bandana? Non capisco. Ragazzi, non capisco. Ah, aspetta. Ci passa attorno al cappello? Aspetta, no, aspetta, oddio. Tac, te lo metti così e poi ti metti questo per evitare le gomme, cioè i pezzi di gomma che ti arrivino in faccia, e in più puoi andare a fare anche le rapine. Poi, sto morendo dal caldo sotto sto cazzo di coso. Un librettino Max Boost. Che cos'è? Hit the Boost. Cos'è sta roba? Raga, sembra un talebano vestito così. Che figata, è proprio un libro a fumetto. Che figata, bellissimo, bellissimo. Poi, sento le magliette! No, questo qui non è la maglietta. Oh, zia! Che cos'è? Eurolife, attenzione, Porsche. Io che non sono molto amante dei Porsche, però questa maglia è fighissima. Sto morendo ancora di caldo dentro sta cosa, bellissimo questo. Poi, oh my fucking god, questa è ancora più figa. Come potete vedere c'è uno 04 e Formula Drift. Beh, vabbè, fighissimo fino adesso. Spero che non sia finito. Oh mio Dio, c'è un pop! C'è una macchina! C'è un GTR! Hobby Shop. Va bene, cos'è? Series 2 Limited Edition. Raga, cioè, aspetta che se no mi scopro e non posso più fare i video Isis. Bello, non so che cosa sia, però è figo avere comunque un GTR. Oh mio Dio, sì!
Sì, mi hanno dato un erb... cazzo, si chiama quello che è arbre magique, ecco, mi hanno dato un arbre magique per la macchina. E un altro dato adesivino. Molto figo, molto figo. Ora, dentro c'è ancora qualcosa. C'è ancora un poster, attenzione. 15 years anniversary, attenzione, della Formula Drift. Bellissimo. Ah, tra l'altro, il poster della GTR, adesso vi sposto un attimo, l'ho messo lassù. E probabilmente questo qui finirà con lui. Sempre S15. E probabilmente in descrizione metterò anche il nome del tipo. Ok, è finito comunque. Poi Polento e Roy. Ah, ok. Togliamo tutta la roba. Non so perché c'è questa macchia qui. Non chiedetemelo. Adesso apro anche quello del tuner cult. Ok, ci siamo. Allora, di solito qua dentro ci sono sempre 1,5 miliardi di magliette. Quindi. E infatti, ora tuner cult, vediamo com'è. Bello sto pistone, così sciallo. In speed we trust, invece. Ok, un altro. Forza scuderia Ferrari, attenzione. Bellissima anche questa, ci sta. Poi, cos'è che abbiamo? Adesivi, Ford Mustang e Skyline, prima serie, probabilmente che gareggiano. Poi abbiamo anche la testa rossa come adesivo. Raga, sto morendo, non potete capire, non potete capire. Cioè, questa cosa la dovete mettere tipo quando fa tipo un botto freddo in moto, da quanto capisco, cioè da quanto mi ricordo. Poi c'è, check. Mic check. Bella questa Akosuka 71. Vabbè, quello che c'è scritto 71 1971. Bello. Ragazzi, non le so le storie di ste magliette, sinceramente. Oh, bella la Mustang del 66 come magliettina. Ci sta un botto. Io sapevo che c'erano tante magliette. Adesivo della magliettina di prima, in Speed We Trust, col pistoncino. È già finito, che palle! Non è ah no, aspetta. Aspetta. Ma che sta... Ah no, è la ricevuta. Boh, è finito. Io mi tolgo tutto, raga, non ce la faccio più. Però questa cosa è una figata pazzesca. I miei capelli. Minchia, che figata. Ho roba fino alla fine dei miei giorni con tutta quella che mi è arrivata. È probabile che questo video lo vedrete verso metà mese, più o meno, roba del genere. Metà mese nel senso di maggio, perché sta finendo comunque aprile, siamo così. E nel mentre cercherò di prendere altri boxy. Quindi io vi saluto, vi riporto agli altri video come l'inaugurazione del canale per la mia Tina. E ci vediamo ad un prossimo video.